Il benvenuto a Vito Turito, Lead Quantitative Analyst di S&P Global Platts. Buongiorno e ben ritrovato sulle fonti. Buongiorno a voi. Innanzitutto chiedo un parere, ecco, sulla decisione dell'OPEC di non aumentare, di non rafforzare ovviamente la produzione, che sicuramente l'OPEC attualmente è il market mover principale per quanto concerne il petrolio. Sì, diciamo che questa decisione era abbastanza aspettata. Una buona parte degli operatori di mercato era sicuro di mantenere il livello di produzione attuale, anche perché mancano soltanto pochi giorni alla fine dell'anno, pertanto la crisi del gas naturale, che poi ha mantenuto artificialmente alti i prezzi dei petroliferi, ha chiaramente giocato in favore di quelli che erano i paesi esportatori. Pertanto, creare un cambiamento in termini di quote di produzione poco prima della fine dell'anno avrebbe probabilmente creato una destabilizzazione del mercato, che ovviamente avrebbe ca causato una qualora le quote di produzione fossero aumentate, un crollo dei prezzi del petrolio. Quindi, fondamentalmente hanno deciso chiaramente di mantenere queste quote invariate, dicendo che sostanzialmente il mercato è equilibrato in tal maniera. Queste sono le dichiarazioni pubbliche, almeno di quello che i membri dell'OPEC hanno dato, però sostanzialmente il mercato ha reagito in maniera abbastanza pacata, perché sebbene i 2-3 dollari al ribasso, che sono prevalentemente di ambito speculativo, la maggior parte degli operatori di mercato si aspettava questa notizia. Questa notizia era già, come dire, priced in nel prezzo già da molto tempo. No, assolutamente sì, però al COP26 abbiamo visto comunque Joe Biden che è stato molto, diciamo, chiaro con quelle che sono le esigenze degli Stati Uniti. Ricordiamo che lì il prezzo del benzina è veramente elevato e dunque questo è anche proprio un problema quotidiano per gli Stati Uniti e insieme ad altri paesi come l'India e il Giappone, per esempio, hanno detto dunque l'OPEC, se voi non aumentate la produzione appunto per soddisfare la domanda, noi dovremo rilasciare libera tra virgolette, il nostro inventario, che cosa può accadere a livello di prezzi se questo dovesse accadere? Ma dipende da quanto inventori si riescono a rilasciare. Ogni paese ha delle riserve strategiche che vengono rilasciate in maniera abbastanza, come dire, in maniera abbastanza, come dire, controciclica. Quindi, quando ci sono delle crisi, vengono puntualmente rilasciati questi barili. Non sarebbe la prima volta, fondamentalmente. Il prezzo non dovrebbe crollare, però potrebbe essere l'inizio, diciamo, di una graduale discesa di quelli che sono i prezzi. In realtà, al momento, l'aumento eccessivo di quelli che sono i prezzi alla pompa, per quanto riguarda la benzina, il diesel o tutti gli altri fuel per le passenger cars, è dato fondamentalmente da quello che è stata la crisi del gas, che ha portato i prezzi del petrolio a salire artificialmente a livelli che invece non si vedevano già da mesi. È una cosa che molto probabilmente gli operatori di mercato hanno già apprezzato come temporanea, e un aumento temporaneo del prezzo del petrolio, che ovviamente dovrebbe poi calare nei prossimi mesi. Anche perché è vero che adesso c'è stata la produzione rimane più o meno la stessa, ma nei prossimi mesi è probabile che l'OPEC tenderà a aumentare gradualmente la produzione fino alla fine del 2022. Questo ovviamente calmierà i prezzi del petrolio, sia il Brent che il WTI, con conseguente abbassamento di quelli che sono i prezzi anche di altre commodities, tra cui chiaramente il gas naturale. Ripeto, è una questione prevalentemente temporanea, e anche qualora dovessero rilasciare le riserve strategiche, la domanda per il petrolio rimane comunque abbastanza forte, non fortissima, ma buona, mettiamolo in questi termini, almeno fino alla fine dell'anno, e poi dal prossimo anno potrebbero esserci delle sorprese già partendo da gennaio-febbraio.
Ah, questo era un punto molto interessante. Dunque, quali sono le vostre previsioni a livello naturalmente di prezzi da qui a fine anno? Possiamo anche dirlo che stiamo notando un restringimento dello spread tra i prezzi dei futures WTI e quelli del Brent. Innanzitutto, era una cosa che vi aspettavate? Sì, sostanzialmente non era qualcosa di impossibile da prevedere, poi tra l'altro bisogna vedere quelle che sono le regional demand, perché lo spread, quello che chiamano Atlantic arbitrage, quindi tra il WTI e il Brent, è fondamentalmente anche influenzato da quelle che sono le dinamiche regionali. Detto ciò, in generale i prezzi dovrebbero mantenersi comunque al di sopra degli 80 dollari al barile entro la fine dell'anno, quindi il mercato dovrebbe rimanere sostenuto sia per quanto concerne il Brent, per quanto concerne il WTI, fino alla fine di dicembre. Le cose potrebbero calare nel primo trimestre del 2022 perché da un punto di vista speculativo potrebbe venire a mancare quella che è la buying pressure che ha spinto verso l'alto tutto il comparto delle commodities all'inizio del 2021. Ricordiamo che il reflation trade, quindi l'enorme corsa a coprire quella che è l'erosione data dall'inflazione all'inizio dell'anno, ha portato prezzi su tutto il comparto delle commodities, non solo Brent TI, ma anche copper, oro, platino, palladio, a salire a prezzi che non si vedevano da anni. E fondamentalmente questo è andato scemando poi pian piano nelle prossime, nel, diciamo, nei mesi a seguire, nel 2021. Nel 2022 l'inflazione è vista come più bassa, quindi probabilmente anche gli asset manager tenderanno a coprire meno aggressivamente quelle che sono i loro portfolios, e quindi potrebbe questo causare ovviamente una minore buying pressure su quelle che sono le commodities. Allora, andiamo a vedere invece intanto anche i metalli preziosi molto interessanti, l'oro in lieve rialzo dello 0,19%, 1794, l'argento leggermente al di sotto della parità, il rame in questo momento proprio accelera il rialzo dello 0,4%. Innanzitutto partirei dall'oro, ovviamente considerando ecco, le pressioni inflazionistiche al rialzo che, vabbè, secondo le banche centrali sono tuttora a livello transitorio. Non si sa però come esattamente si descrive questa transitorietà in termini concreti di tempo. Non è un po' sorprendente che l'oro non si trova sopra i 1800 dollari per barile? Scusate, all'oncia. Intanto comunque non è tanto lontano dai No, 1.800, assolutamente. ha toccato 1.800 se non sbaglio qualche mese fa, ma in generale non è tanto lontano dai 1.800. In generale la buying pressure sull'oro è comunque abbastanza alta, infatti l'implied volatility sull'oro rimane al 15%. Generalmente l'implied volatility nel mercato delle option sull'oro è intorno al 10%, il che significa che la buying pressure è molto elevata, rimane elevata. Questo indica che la maggior parte degli operatori di mercato sta semplicemente facendo un rollover di quelle che sono le posizioni da un mese all'altro, mantenendo intatta quelle che sono una buona parte degli edges. Il fatto che però non sia più così alto indica che una parte di quegli edges sono stati rimossi. Tuttavia, il fatto che l'oro non sia crollato, perché è ancora comunque a 1794, in questo momento leggo dal tuo schermo, indica che comunque la buying pressure è ancora molto elevata, altrimenti probabilmente avremmo visto un oro intorno ai 1550-1600 dollari a oncia. Ricordiamo che comunque l'oro non ha una vera e propria applicazione industriale come invece potrebbe essere per l'argento. L'oro tendenzialmente l'unica applicazione è il mercato della jewelry, quindi la domanda che viene dal mercato, dal segmento della gioielleria. Questo non è proprio una domanda industriale forte, quindi è più che altro l'oro trada quasi come se fosse una moneta di scambio. Quindi quando
i prezzi sono così elevati, indica che comunque molti operatori di mercato stanno tutt'oggi ancora apprezzando un rischio elevato per quanto concerne anche il mercato delle equities dall'altra parte. Infatti, alcuni altri indicatori di rischio, come può essere per esempio il mercato dei bond, indicano che comunque alcuni operatori di mercato stanno ancora apprezzando la buying pressure che vediamo anche su quei settori, stanno ancora apprezzando un elevato rischio, soprattutto questo rischio non tanto nel mese di novembre e dicembre, quanto nel primo e inizio del secondo trimestre del 2022. E questa è una cosa che abbiamo non soltanto nell'oro, ma anche in altri metalli preziosi speculativi come l'argento, il palladio e il platino. Questo punto era molto interessante. Intanto volevo capire che cosa indica invece il rame, che è molto connesso anche un po' alla performance dell'economia cinese. Stiamo vedendo il rame al di sopra dei 4 dollari attualmente, e che cosa dunque indica appunto il grafico a cui che stiamo osservando. Il rame è, credo, dopo il petrolio, uno dei mercati più importanti a livello mondiale per capire come l'economia in realtà stia performando. Il rame indica che comunque l'economia rimane abbastanza in piedi, vuol dire che la domanda per il rame viene utilizzato molto nel settore delle construction, quindi tutto ciò che ha a che fare con case nuove, uffici, nuovi impianti industriali, eccetera, eccetera. E indica, uno, che l'economia cinese comunque è abbastanza solida, due, che la domanda c'è ancora, e quindi che comunque l'economia mondiale e comunque la crescita mondiale anche del GDP rimane abbastanza solida, soprattutto entro la fine dell'anno. Il problema principale potrebbe accadere però gradualmente nei prossimi mesi, perché come anticipavi, in realtà ci sono ancora molti supply chain bottlenecks creati dalla Delta variant. Cosa significa? Significa che le produzioni industriali, se noi le vediamo in ottica globale, sia negli Stati Uniti, sia in Europa che in Asia, stanno diminuendo. La produzione industriale sta diminuendo. Il problema è che questa diminuzione non è data da una diminuzione della domanda, ma è data da problemi per quanto riguarda la catena di distribuzione per quanto concerne l'approvvigionamento, uno, di materie prime, ma anche di materiali che possono essere semiconduttori o altri tipi di come dire, materiali che servono per quanto concerne la costruzione di siti, edifici, buildings, office space, eccetera, eccetera. Quindi questo problema eventualmente arriverà a come dire, questi nodi arriveranno eventualmente al pettine, e questo causeranno molto probabilmente un ritracciamento potenziale di quelli che potrebbero essere i prezzi all'inizio del primo trimestre del 2022. Ripeto, il rame indica che la produzione rimane abbastanza stabile, che l'economia è stabile e dovrebbe anche rimanere stabile nel prossimo anno, ma il primo trimestre del prossimo anno potrebbe, diciamo, riservare delle sorprese per quanto concerne sia l'inflazione che il comparto delle commodities. Ottimo, e ultimissima domanda che invece riguarda il natural gas. Questa è la quotazione negli Stati Uniti al 5,49 dollari per British Thermal Units, naturalmente. Poi c'è anche, questo ovviamente è l'indice in Olanda, il più scambiato, il TTF a 73,37, ben al di sopra comunque dei 100 euro dove ci eravamo abituati a vedere il gas naturale. Volevo capire quali sono invece le vostre previsioni, essendo che ci stiamo avvicinando all'inverno. E le aspettative, le previsioni per l'inverno non sono positive a livello di temperature. Sì, in effetti il gas naturale, nonostante ci sia una maggiore supply data dal fatto che la Russia ha recentemente ricominciato, insomma, a fornire più gas naturale, soprattutto ai vari paesi europei,
Questo potrebbe essere controbilanciato da un inverno rigido. Qualora le temperature qualora le temperature fossero più basse del necessario, questo potrebbe mantenere chiaramente i prezzi del gas naturale, che è ovviamente utilizzato per quanto concerne il riscaldamento, artificialmente alti. Quindi questo potrebbe ovviamente causare i prezzi. Potrebbe mantenere i prezzi a più o meno a questo livello, potenzialmente facendoli risalire anche tra il 5 e il 10%, ma questo dipenderà molto dalle temperature e soprattutto nei mesi di dicembre, gennaio e febbraio. Dopodiché, diciamo che la crisi per quanto concerne la supply dovrebbe essere rientrata, ma a quel punto l'unico problema sarà ovviamente quelle che sono le temperature. Ultimissima domanda, brevemente, prima di lasciarci, Vito, volevo capire, ovviamente il COP26 ha causato tantissimi headlines, ovvero tantissimi titoli sui giornali, ovviamente tantissime promesse, alcuni passi concreti, altri meno concreti, come per esempio sul prezzo del carbonio universale. Volevo capire, ecco, questa inversione verso una politica più green, verso una finanza più green, che impatto avrà sui prezzi del petrolio? Stiamo parlando del lungo termine, ovviamente, non di breve termine. Credo che quello che chiamano ET, Energy Transition, chiaramente provocherà una graduale, un graduale shifting verso l'elettrificazione di molti settori. Teniamo presente che il petrolio, nel 93-94% dei casi, è tendenzialmente un fuel, un carburante. Perché la maggior parte di quelli che sono i prodotti che vengono estratti sono benzina, diesel, jet fuel, che è il carburante per gli aerei, e il bunker fuel, che è il carburante per le navi. Il resto viene utilizzato per fondamentalmente creare plastica. Okay? Tutto questo ovviamente porterà in maniera graduale ad una riduzione di quella che è la domanda. Questo ovviamente però avverrà molto lentamente, perché sebbene certi paesi e sebbene certi comparti economici, come per esempio gli Stati Uniti, il Canada, quindi il Nord America in generale, e l'Europa, possono muoversi più velocemente per quanto concerne l'energy transition, ci sono altri paesi, come quelli asiatici, dove questa transizione avverrà, ma in maniera molto più lenta, il che significa che la domanda per il petrolio rimarrà comunque non intatta, ma parzialmente minore, perché la domanda per alcuni proveniente dagli Stati Uniti o dall'Europa tenderà comunque a scendere. Questo è inevitabile, non accadrà soltanto per quanto riguarda il petrolio, ci saranno anche altri fossil fuels che ovviamente andranno, la cui domanda scenderà. La stessa cosa per quanto riguarda il gas naturale, il coal dovrebbe, ci sono alcune report che dicono che entro il 2060 il carbone verrà completamente eliminato da quella che è la produzione. Tuttavia, anziché passare fino ad ora, concedimi quest'ultima riflessione. Se noi partiamo dalla rivoluzione industriale fino ad ora, noi, come specie, abbiamo sempre avuto una grande, una grande fiducia in un'una risorsa naturale alla volta. Prima era il legno, dopo il legno abbiamo avuto il carbone, dopo il carbone abbiamo il petrolio. I prossimi anni vedranno un ventaglio di quelli di energie. Non avremo soltanto una forma energetica principale, come abbiamo avuto fino ad ora, perché non sarà nemmeno il gas naturale che sarà la risorsa principale di energia. Avremo un ventaglio, come dire, una cornucopia di varie risorse energetiche. Quindi avremo il solare, avremo il termale, avremo il geotermico, avremo l'eolico, avremo il petrolio, avremo il gas naturale, eccetera, eccetera. Già una soluzione a ventaglio, chiamiamola così, porterebbe una riduzione di quelle che sono le emissioni di CO2, che devono essere ridotte. Voglio ribadirlo con grande vigore. Bisogna agire ora per la riduzione di queste cose, ma anziché muoversi verso un'altra risorsa unica
dal punto di vista energetico, ci muoveremo verso una soluzione a ventaglio che ovviamente porterà una riduzione delle CO2, ma questo inevitabilmente avrà un impatto negativo su quella che è la domanda, sia per quanto riguarda il petrolio, sia per quanto riguarda i prodotti petroliferi, che per quanto concerne il gas naturale. Ovviamente, però, questo accadrà, e lo ribadisco ulteriormente, in maniera molto graduale, perché rimpiazzare le infrastrutture non è assolutamente facile, richiede tempo, ma soprattutto richiede un'enorme quantità di capitale. Grazie mille, come sempre Vito Turito, Lead Quantitative Analyst S&P Global Platts, e alla prossima occasione, intanto buon weekend. Buon weekend a voi!